Un intro, coach. Allora ragazzi, siamo qui a Crusone dal coach. Tre giorni di fuego. Oggi gambe, domani petto. No, petto e dopodomani dorso. Allora, siccome si incazza se perdo tempo, io non parlo, lui parlerà e bestemmierà e io mi allenerò. Quindi io poggerò il telefono e farà tutto lui. Quindi ci alleniamo in silenzio. E quello che vuoi. Ah, cominciamo a fare delle serie ramping per salire. Raggiungimento del carico è molto leggero. Come sono le scarpe da squat, meno scalzo. Non ti preoccupare. Fisco scalzo. Ok. Allora, tanta concentrazione sul picco di contrazione. Cerca di iperestendere il più possibile, strizza forte e controlla la discesa. Oggi non dobbiamo strafare, non dobbiamo neanche andare a utilizzare chissà che carichi, dobbiamo andare a dare comunque uno stimolo il maggiore possibile senza rischiare di avere dolori o farci male o roba del genere, ok? Ok. Intelligenza. Dai, strizza forte, cerca già di coinvolgerlo al 100%. La leg extension si sente, cioè l'essenza è bella. Ha un profilo di resistenza la Madonna. Minchia. Bellissima, la tensione sia in fondo che in cima. Si sente, cazzo. È uno spettacolo. Vai, allunga, allunga giù bene, sali e strizza forte. Esatto, perfetto. Ancora tre colpi. Uno. Piano. Vai. Strizza. Due. L'ultimo. Strizza forte, iperestendi. Esatto. Top. Riposiamo un attimo. Ok, ti ho aumentato il peso, ti ho messo da 15 a 25, proprio solo esclusivamente un piccolo aumento, 5 colpi, ok? Riscaldiamo bene. Come prima? 5 colpi, uguale. Sempre picco di contrazione, esatto. Quando eri in picco di contrazione strizza forte, strizza. Ok, perfetto. Sali, strizza forte e scendi. Ancora due, vai, sali, strizza e scendi. Vai. Strizza e scendi, perfetto. Facciamo un top set, ok? Una serie in cui diamo tutto, non facciamo alto volume perché tanto non serve un cazzo. Siccome adesso è importante che teniamo i carichi belli alti e arriviamo con un'intensità percepita massima, ok? Dalla prima all'ultima ripetizione, sempre concentrato, sempre sul pezzo, non dare mai scatti o robe del genere. Ma non le faccio queste cose. Accompagna sempre, esatto. Dall'inizio alla fine del ROM deve essere sempre accompagnato, sempre lineare, ok? Sì. Oggi ho dormito 8 ore, non dormi da tanto quanto tempo. Mi alzavo ognuno a pisciare. Però ho dormito dalle, tipo, dalle 11 fino alle 7 e mezza stamattina. Mai. Cioè, io in bulk sì, ma in cut. Cazzo, ma ieri comunque ti siamo mangiati 600 grammi di carb. Eri comunque anche per carità stanco dal mattino, sei alzato. Ok? Vado. Unica serie, non mi interessa quante ne fai, l'importante sì, è che lo stimolo sia massimo, ok? E strizza tre volte, strizza forte. Accompagna la fase eccentrica, fase concentrica esplosiva, ok? Non scattoso ma esplosiva. Sali, strizza, esatto. Tienimi quel mezzo secondo in picco di contrazione in isometria. Vai, sali, strizza, esatto, perfetto. 4. 5. Su, su, sali, oh. Sali, 10, perfetto, ancora. 11, avanti. Dai, vai, chiudi là, ancora, vai. Sali, 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 dai Gian, chiudila, chiudila, chiudila. Up, up, sali, sali. Sali, sali, ancora, 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 via, riparti, controlla, via, up, su, 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 scendi, accompagni ogni volta che scendi, sali, sali, dai, andiamo, up, su, 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 ancora, ancora Gian, dai, sali, sali che non è finita, su, 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 ancora, riprovala, andiamo, up, dai, contrai, 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 andiamo, buono, buono. 20 secondi e ripartiamo, sciogliele. Hai detto top set senza serie? Ah? Hai detto top set senza le spose? È un top set questo. Unica serie. Non è, non è uno straight set, un top set. No. Pronti? Via.
quelle che vengono, andiamo. Uno, ok, vai, via. Due, vai, vai, concentrato. Tre, dai, 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 ancora, ancora, ancora. Scendi, dai, sali, sali Gian, dai cazzuto, dai, 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 su, 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 ancora, ancora, dai, dai, sali, 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 sali che è tua, dai, tieni, tieni l'eccentrica, tienila, tienila, ok, 20 secondi, diminuiamo il peso, ripartiamo, caliamo da 35 a 20, 20 secondi e riparti uguale a prima, sempre isometria in secondi, picco di contrazione, eccentrica controllata e concentrica esplosiva, ok? Guarda, sabato le gambe stanno piene di sangue, altro che... No, vai tranquillo, l'importante è tenere un volume basso, non preoccuparti. Vai, andiamo. Via. Uno. Sali e strizza forte. Strizza. Due. Vai ancora. Tre. Vai. Quattro. Vai, cinque, ancora una, Vieni, vieni, vieni. Sali. Dai, dai. Concludiamolo insieme, chiudiamolo insieme, dai, dai. Spingi, 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 spingi. Dai, 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 dai. Tieni l'eccentrica, tienila, controllala. Controllala, controllala. Ok, 20 secondi e ripartiamo. Adesso mi fai un pump, ok? Nel senso, non tieni molto controllato, non ti fermi un picco di contrazione un secondo, molto pompato, ok? Tensione continua, sia in fase concentrica che in fase eccentrica. Andiamo. Uno, perfetto, questo. Due, vai. Che non si muove più, sali, sali. Nove, ancora, ancora. Dieci, vai, vai solo la prima parte di rom, via, via. Un pump, andiamo. Uno, via. Due, tre, stop. Buono. Fammi una pausa, tieni 15 secondi, strizza forte, 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 strizza forte. 12, 11, 10, 9, 8, 7, strizza, 5, 4, 3, 2, 1, stop, buono, perfetto. Adesso facciamo delle serie di preparazione, le serie allenanti, ok? Saliamo pian piano col peso, facciamo 2-3 serie di avvicinamento. Okay. Dopodiché facciamo una serie pesante. Dai 6-10 colpi, quelle che vengono non mi interessa, riposiamo e facciamo un back off. Back off, meno peso, tensione continua. Quindi tu i pesi, okay? Io qui non so quanto... Stai tranquillo, mettiamo 25 per parte per fare 10 colpi, tanto per capire un pochino com'è il movimento. Ok. Stance medio, quindi non troppo larghi, non troppo stretti, larghezza anche più o meno. Cioè così? E un pochino più bassi. Qua? Esatto, esatto. L'importante è che non mi vai mai a retroversione del bacino quando scendi in accosciato, stop. Ancora un pochino, scende ancora un po', c'è ancora margine, scendi, scendi, giù, 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 ok, perfetto, è sano, ottimo, guarda che sono simmetrici, vedi che questo è più largo, ok, giù, 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 ok, nella serie allenante mi fai 2 secondi la fase eccentrica, esplosiva la fase concentrica, ok, neanche troppo lenta la fase di discesa, ok, controllata ovviamente la maglia corretta. E adesso con questo peso facciamo 5 colpi, sempre stesso tutto di prima, quindi fase concentrica esplosiva, fase eccentrica controllata in 2 secondi e sempre una tensione continua, quindi senza blocchi gli estremi di rom, ok? Esplodi, 1, perfetto, esatto, scendi e torni giù subito, oggi, 3, vai, 4, come l'hai sentito come peso? Leggero, no, leggero. Questo è leggero. Buttiamo su ancora 50 per parte. Proprio 50 per parte, non 25. Una gara di bodybuilding ci devi andare per far bene, cazzo, raga. L'esperienza, oh, la fai a fare altro. E poi a me non, io non credo a quelli che dicono vado per fare un'esperienza tanto per partecipare. Sì, sì, perché soldi. Vai, minchia, soldi, soldi, la salute. Fame. Esatto. Fame. Per far cosa, un'esperienza. Sti cazzi. A meno che tu non vai tanto per provarla, che non vai là, non vai un cazzo. E comunque i soldi li butti.
A meno che non sei figlio di Onassis. Oh certo, allora dici, se vai a fare un'esperienza nel frattempo non fai la fame, ti sbatti il cazzo, vai a fare l'esperienza, ma sei a tre mesi dalla gara, ti dicono che va bene fare un'esperienza, perché c'erano dei ragazzi all'Europeo che hanno fatto così, che erano lì, non erano palesemente in forma, minchia, loro alla fine della gara erano più contenti di tutti, non avevano fatto piazzamento, hanno fatto questa esperienza, oh, erano contenti loro, bravissimi. Noi però visti al fuori, io che comunque sono avanti al bodybuilding, ti vedo uno che c'ha la panza e nel frattempo si mangia le patatine e dico, ma ragazzo mio, ma che cazzo stai facendo, non devi ricaricare, devi fare ancora tre mesi di dietro prima di arrivare in gara. Però dice, vabbè, sono fatte l'esperienza, sono contentissimo, sono visto la gara professionistica, hanno visto comunque un backstage della Pro League dall'interno, ok, esperienza, ma lo fai appunto per fare veramente un'esperienza, uno che vuole veramente fare risultato, vai per fare risultato, raga, cosa stiamo parlando? Ma anche proprio per rispetto della disciplina in se stessa. Dai, andiamo. Giù bene, giù, esplodi, boom, uno, vai, vai, due, tre, vabbè, avanti, ancora, 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 dieci, su, undici, dai, 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 concentrato, dodici, non è finita, andiamo. Vai, a coscia, up, su, 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 ah, fammi delle parziali alte, fermati, parziali alte, 5, vai, solo nella parte alta, via, fermati, 1, 2, 3, 4, blocca, up. Che cazzo sta qua, oh? I muscoli che devi costruire, eh? I muscoli che devi costruire, No, capì. Se tu hai talmente tanto la motivazione, non te ne frega un cazzo la fame, te la fai passare. La stanchezza invece è una cosa che è lì, infatti, ragazzi, non riesci a tirarti in giro, se non riesci comunque a spostare i piedi per terra, che cazzo fai? Tipo, quando la cosa che hai notato molto addensava, no? Magari non c'hai mentalmente le forze, però che cazzo ne so, poi ti dico la cazzata. Per la leg extension, ti tutti il muscolo che sta tirato e là ti dà quella, capito? Ovvio. Dove non ci arrivi, che comunque mentalmente, cioè fisicamente, nel senso che senti che senti proprio che l'energia, boh. Ripeto, quando stai in bulk e stai lì. Poi finché tu spingi l'allenamento, ragazzi, in quell'ora, ora e mezza, ce la fai, sai comunque anche proprio la voglia di vincere, la voglia di far bene, è ovvio che comunque tutto il resto fa bene. Tutto il resto della giornata, che tu non hai, puoi restare lì con l'adrenalina a cannone 24 ore su 24, è ovvio che appena finisce l'allenamento, se sei nervoso centrale a puttane, tu ti spegni, è normale, ma è giusto così. Sei in preparazione, tu finita finito l'allenamento, sei ancora lì che vai, destra, sinistra, voglio sbrigare milioni di cose, ragazzi, è una cosa che non vale. Poi se tu arrivi in forma, senza pelle, facendo così, sbrigando destra e sinistra, le tue commissioni, allenandoti, avendo una vita normalissima come quando sei in bulk, raga, tanto di cappello, cioè veramente, stendo non l'ho mai visto. Un tappeto rosso, ma non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto queste persone io. Dai, serie back off, quelle che vengono, ok? Tensione continua, ok? E quindi anche la discesa leggermente più veloce, proprio tensione continua, uno stantuffo, ok? Pop, pop. Pop, pop, via, andiamo, uno, perfetto, questo esattamente, due, scendi bene, sfrutta il ROM, perfetto, dai, dai, ancora, ROM completo, non farmi ste parziali, dai, spingi, spingi ancora, dai, andiamo, dai, tuo, tuo, ancora, stop, aggancia, perfetto, buono. Buono, buono. Infatti 3 da 35. E 58. Dopo 14.490. Sì, meglio. Aveva detto, oggi, allenamento leggero. Ho detto allenamento basso volume, non allenamento leggero. Ci sono anche una gareggi, mi raccomando. Tranquillo. Benissimo. Ma ho montato un'altra macchinaria della morte. Non possiamo fare brutta figura col coach, mai. Allora, andiamo a fare una banda duck squat adesso. La banda in questo caso va ad appiattire il più possibile, cosa che appiattirlo del tutto è impossibile, il profilo di resistenza. Quindi cerchiamo di creare una tensione lineare su tutto il ROM. Ok, quindi automaticamente essendo messa in cima la banda, andrà a toglierti tensione in fondo, quindi nel punto più difficile, e andrà invece a mantenere la tensione originale quando sei in alto, che invece appunto è la parte più facile del ROM. Ok? Piedini così. Esatto. Allora, adesso sgancia. Perfetto.
scendi fase eccentrica in massima accosciata, quindi accosciata completa. Quando spingi invece nella fase concentrica, oltre a estendere il ginocchio, spingi in avanti le punte dei piedi come se stessi facendo un leg extension, ok? Piano e spingi in avanti. Okay. Esatto, facendo così metti più enfasi ancora sui quadricipiti. Vai, sali, esatto. Spinta bene sulla punta del piede come se dovessi far scivolare in avanti i piedi, ma restano ovviamente piedi. Ok. Fammene ancora due. Sali, esplosivo e fermo qua, senza andare in blocco con la situazione. Piano, esatto. Senti la banda che ti toglie tensione in basso? Assolutamente sì. Allora, qui andiamo a fare un Widowmaker. Ok? Un Widowmaker. Non lo ricordo. In cosa consiste? Sono 20 target reps. Ok? Tu ogni volta che mi arrivi a cedimento, ti fermi in tensione in alto 5 secondi. Ok? Non agganci mai, stai fermo qua 5 secondi mantenendo la tensione. Pigli fiato, riscendi, fai quelle che riesci. Ok, è come un rest pose, solo che al posto di bloccare e quindi perdere la tensione rimane sempre presente. Widowmaker. Widowmaker, esatto. Come cazzo si scrive? Widowmaker. Widow. Esatto. Ma chi se ne intende di anime e manga sa cos'è Widowmaker. Mi sa che me lo raccontassi già una volta questa storia. Esatto. Mi sa che quando sei sceso tu, Lock Squat, lo facciamo di nuovo. Esatto, questo. Bravissimo, bravissimo. Vedi che ti ricordi bene. Vai, andiamo. Ricordati sempre, spingi bene le punte in avanti, così almeno attivi di più il quadricipite. Up, uno. Via. Due. Scusa. Vai tranquillo. Tre. Otto. Nove. Vai Gian. 10, avanti, avanti, no pause, no pause. 11, ROM completo, fino in fondo. Oh, dai, dai, su, su. Scendi ancora, andiamo, dai, giù, giù, giù. Non è pausa questo, non è pausa, andiamo. Ancora, giù senza perdere tempo qua in cima. Dai, 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 sali, dai, sali, dai, sali. 5 secondi, piglia fiato. 1, 2, 3, 4. Giù, vai, affonda, andiamo. Via ancora. Vai, 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 vai. Su, su che è tuo. Su che è tuo. Blocchiti qua, 5 secondi. Respira, respira, piglia fiato. Scendi, andiamo. Vai, giù, giù. Controlla la discesa, non scivolare troppo velocemente. Dai, andiamo, andiamo. Non fermarti, non fermarti. Dai, sali, sali, sali. Su, up, up. Fermo qua, 10 secondi adesso. Prendi fiato. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, andiamo. E sali. Ok, scendi giù subito. Dai. Sali, 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 sali. Sali, Gian. Sali, Gian. Su, su. Ok, ancora. 10 secondi, poi ripartiamo. Quelle che vengono, non mi interessa quante ne fai. 1, 2, quelle che vengono, ne fai un cazzo. L'importante è che le fai, ok? Sempre concentrazione sulle punte, accosciata completa, esplosivo quando sali, ok? E no pause in cima. Andiamo. Adesso, adesso, adesso. E via. 1, non pausa, no pausa. Andiamo. Dai. Sali, sali, sali. Ok, fammi una negativa fino a terra adesso. E me la tieni. Lento, super lento. Piano, piano. Piano, soffila, soffila. Bravissimo, perfetto. Sì, cioè, questa è la cosa bruttissima di questo momento. Per il fatto che da una ripetizione all'altra, boom! Cioè, se prima sai, avevo un calo graduale, adesso è istantaneo. Ovvio, non c'è benzina, ragazzi. Cioè, da una ripetizione all'altra, fine. Conta quando le riserve di glicogeno belle piene. Primo, se puoi mettere il ciclo di stimolo durante l'allenamento, è comunque un aiuto di pronta energia, ok? Adesso sei in scarica e non è neanche le 5 stelle, ovvio che comunque di base la benzina non c'è. Ok, adesso facciamo fondi manubri camminati, ok? Con enfasi sui glutei, quindi mi fai flessione dell'anca quando scendi in eccentrica, estensione dell'anca quando sali in concentrica, ok? Quindi tanto focus sui glutei. Facciamo un all out, quindi il finisher, l'ultimo perché coinvolge i quadricipiti, dopo ci spostiamo sui femorali. 50 ripetizioni per gamba, ok? Prendiamo 6 kg per mano e vai. 100 ripetizioni totali. Ultimo e poi
Ma 100 con la pausa o di fila? Ovviamente con la pausa. Cioè chi cazzo li fa? Sempre flex estensione dell'anca, ogni passo, quindi fletti l'anca in eccentrica e stendi l'anca in concentrica. Esatto. Ha tutta la spinta sul tallone e il passo deve essere continuo, tensione continua. Ce la fai a stare in piedi? Andiamo? Bam, via. Passo continuo. 4. 6. 15. 16. Passo più lungo. 17. 18. 4, 5, 6, 4. Lascia giù i pesi, lascia giù i pesi, mollali giù i pesi, via, avanti, avanti, oltranzi, andiamo. 54, 55, dai. 7, 31, 32, reggi fino alla fine, dai, ne mancano 18, 34, 17, 35, 16, 36, dai, 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 8, 7, 6, 5, vai avanti, 4, 3, dai, 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 che sono 2, 2, uno. Stop, perfetto. Non c'è più saliva in bocca. Finita la saliva. Allora, stai sempre con la schiena bella appoggiata. Ok. Mi fai il picco di contrazione, un secondo di isometria. Bravissimo. E controllo. Perfetto. Adesso me ne fai 10 di riscaldamento. E poi partiamo. Come molto abbiamo fatto gli affondilli. Senti, quando anche molto i glutei femorali, tantissimo. Proprio per quello che ti ho fatto fare quello. Gli affondi fatti poi con la flesso estensione dell'anca, dove ovviamente coinvolge molto più il gluteo, sono proprio per andare adesso a spostarci su quello che sono il lavoro sui glutei femorali. Quadricipiti già li avevamo ammazzati prima, poi per carità li hai ancora distrutti, perché ovviamente hai la flessione del ginocchio, comunque con quello che è il lavoro dell'affondo è normale che vai a lavorare sui quadricipiti, però fatto con la flesso estensione dell'anca, glutei femorali ovviamente si sfibrano. Se li fai belli pesanti, gli affondi, è uno dei esercizi che anche su di me personalmente è uno di quelli proprio il giorno dopo sento di aver coinvolto il gluteo in una maniera fuori normale e mi fa un male cane della madonna. È vero che i DOMS non sono riconducibili a un buon allenamento, sì. Cioè, va bene, però quando faccio quello, Cristo Santo, il giorno dopo ho dei DOMS che veramente sembra che mi hanno sparato veramente nei glutei. Spettacolo. Se fatto poi appunto con la flessione estensione dell'anca ancora meglio. Ovviamente se invece mi stai col busto dritto, sì. Tra l'altro per coinvolgere ancora di più i quadricipiti addirittura se stai leggermente sporto indietro con la schiena ancora meglio. Ah sì? Al contrario del davanti, certo. Più stai spinto in avanti, più vai carico del gluteo, certo. Più stai invece indietro, tu automaticamente stai facendo, certo. Facendo questo. Tiri i quadricipiti. Si flette di più il ginocchio. Sì, sì. Tutto quello che decide cosa stai coinvolgendo, se glutei o quadricipiti, è quanto fletti il ginocchio. Se tu fai questo, guarda la flessione del ginocchio quant'è. Guarda questo, certo, sì, sì, ed è già. Poi non è un esercizio che amo, gli affondi camminati fatti così, okay. Però tu comunque stai girando... simula molto un CC squat. Bravissimo, esatto. Però piuttosto mi faccio un CC squat, perché? Perché almeno CC squat scendo, ok, e risalgo qua. Lì invece calcola che scendi, devi fare il passo avanti, ma fondamentalmente poi lo fai indietro. Quindi non mi fa impazzire. È uno che sì, puoi inserirlo, ma se mi chiedi è ottimale. No. Piuttosto allora mi faccio sì una CC squat, metto su tantissimo CC squat. Anche come finisher, come finisher, esatto. Come ti mettiamo anche nelle schede là che ti faccio fare i 50 target reps, sì, sì. Finisher, oppure sia la panca della CC, ma ancora meglio secondo me. È meglio libero. Il libero lo sento libero di più. È tutta un'altra storia, secondo me è proprio vai io la facevo la panca, da quando lo faccio libero lo sento molto di più. Dopo il pompaggio del quadricipite. Ma oltre a quello poi hai un allungamento, sì, assurdo, perché calcola comunque la panca non hai l'estensione dell'anca. Sì. Quindi il femorale, il quadricipite femorale non è così allungato. Se tu invece mi fai estensione dell'anca estrema, vai giù, il quadricipite si stira completamente, è massima flessione al ginocchio. Sei comunque un'estensione dell'anca, quindi il quadricipite quando scendi è proprio tirato come se stessi facendo stretching. Se tu guardi, la stessa posizione. Sì, sì, certo. Guarda. Facciamo un 30 target reps, ok? Ok. Con un 40 kg. Rest pose di 10 secondi,
ogni volta che logicamente raggiungi il cedimento, 10 secondi di riposo, arriva la 40 e via, la 40, esatto, piano, 2, 3, dai, cerchi di completare il ROM ogni volta, apri, apri, ok, fermati, 10 secondi, va bene, via. Ancora. Dai così, Gian. 30. Ancora, avanti. Stop, perfetto. 31, ancora 9. No. Vai. 9. 8. Pompaggio adesso, vai, vai, pompaggio. Boom, 3. Vai, ancora, ancora, Gian, spingi, cazzo, spingi. Dai ancora, dai, dai, pompaggio, dai, pompa dentro sangue, ancora, devo bruciare, dai, dai, devo andare in fiamme, spingi, spingi, ancora, dai, isometria qua adesso, tieni fermo, tieni fermo, tieni fermo, il più possibile, dai, sfibrali, dai ancora, non mollare, non mollare, non fare la fighetta, dai. Tieni, tieni, tieni. Ah! Yeah. Ok. Vai, adesso allora facciamo stacchi rumeni con manubri. Facciamo una serie pesante e un back off. Ok? Le riscaldiamo bene, ovviamente. Fermo lì e sali. Ok. Ti la schiena proprio dritta, eh? Fermo qua. Peso sui talloni, peso sui talloni, vai, ok, fermo qua, teniamo sempre tensione continua, come lo senti? Leggero, leggero? Io sempre lo sento, sono abituato a farlo. Con la cifosi? Ok, OCP. Ok. Cioè tu devi farteli, peli dal culo prima di farlo. Sì, me li devo fare da mia madre. Uno, vai. Cioè così lo sento un po', capito? Perfetto, se lo senti bene va benissimo. Top. Tre, ottimo. Vai. Quattro. Cinque. Ancora? Vai, vai. Vai, quelle che vengono. Sempre peso sui talloni, bilanciati con i manubri e strizza bene il culo. Tutto sul gruppo, dai. Strizza. Uno. Buono. Due. Avanti. Ok, stop. Fammi una 6 chest allo specchio. Eh? Fammi una 6 chest allo specchio. Strizza quel culo. Strizzalo, strizzalo. Strizza forte. Tensione continua, via. Fermo qua. Uno, bravo, questo. Due, ancora. Tre, vai. Nove, trenta. Bravo. Buona vecchia del Carlo. Mi tieni sempre il bacino più aderente possibile al cuscinetto, non alzare mai il culo, non serve a niente. Arriva fino alla massima flessione del ginocchio e lì ti fermi, senza mai alzare il culo. Pesantissimo. Okay? Ti credo, sono 40. Fammi 10 colpi con 15, strizza, esatto, sempre giù bene. Sali e strizza, lascia giù quel bacino, non alzarlo. 10. Ok, perfetto, facciamo 30 target reps, ok? Ogni volta che mi arrivi al cedimento aspettiamo 10 secondi e poi ripartiamo. 10 secondi e poi ripartiamo. Tieni basso quel bacino, fletti il più possibile il ginocchio. Via, andiamo. Strizza e scendi controllato.
Uno. Due. Vai. Tre. Fermati, fermati, 10 secondi, riposo. 13, vai. 14. 15. 16, ancora. Dai, dai. 7, stop, fermati. Riposo, riposo, stesso. Via. 17. 18. 19. Quel bacino qua, non alzare, vai, 21, vai, sali, sali, 22, ancora, dai, dai, sali, 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 23, riposa, 1, bravo, ancora, dai Gian, che è l'ultimo. Bim pam, dai, 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 dai. Due, non è scattoso, un pump, non scattoso, dai. Vai. Dai. Polpacci, poi è finito. Che devo fare? Mi fai tre serie con un 20 RM e stop. 20 è proprio. Vai sul 20, riposo un minuto, quelle che riesci con lo stesso peso, riposo un minuto, quelle che riesci con lo stesso peso, ok? Uh-huh. Tutta la spinta con l'interno dell'avampiede, non con l'esterno, interno dell'avampiede. Quando sei qua, spingi avanti il più possibile il tallone, strizza forte, devi dare una squizzata, quindi strizza anche se non c'è bisogno. Esatto. Sali e squizza. Lo frescato. Metti le scarpe, vai, sto dicendo anch'io. Mia. Allora ragazzi, sono appena rientrato a casa, a piedi tra l'altro, perché non avevo la macchina dopo un leg day col coach. Mi ha devastato, aveva detto non dobbiamo spingere. Poi vedrete, avete visto l'allenamento come è stato. Considerato che sono senza calorie in corpo, ma anche qui si vede la differenza tra chi ha voglia e chi non ha voglia. Sinceramente ormai le chiacchiere stanno a zero, la stanchezza c'è, ma non mi interessa, manca così poco. E ho una possibilità, ragazzi, che non ha nessuno, di passare 4 giorni con il mio preparatore, allenarmi con lui, che mi guarda momento per momento. Poi torno giù e tra 3 giorni sono di nuovo su, è lui che mi guarda. Quindi è ancora un motivo in più per non mollare un colpo e dare veramente il massimo in ogni momento. E voglio portare a casa un risultato quest'anno. Quest'anno dobbiamo portare il risultato a casa. Detto questo, usciranno ora, spero, perché come un cretino ho dimenticato di comprare il trasformatore, di portare il trasformatore per il microfono. Quindi spero non si scarichino, perché ci sono altri 2 allenamenti da fare. Uno domani, uno dopodomani, che vorrei registrare. Al massimo domattina vedo se riesco ad andare a comprarlo. Esco presto e vado. Per ora vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Buona serata, ragazzi.